In effetti, io penso che la nostra lingua abbia delle difficoltà di esprimere la realtà. Per esempio, l'agricoltura o la viticoltura convenzionale, sì, no, quella no, che è quella che usa pesticidi, diserbanti e la chimica, dovrebbe essere viticoltura chimica. Sì. E la tua? Viticoltura punto e basta. Sì, no, ma dovrebbero infatti quasi certificarsi gli altri come chimici anziché tu come biodinamica. Sì, allora la cosa più assurda proprio è quella dell'agricoltura convenzionale. Però cosa succede? Sì, perché il termine sembra che ci sia che sempre quella stata normale, e invece sì. No, è proprio il contrario. Il problema è che questi termini vengono coniati, adesso qua c'è un'altra assurdità, dall'agroindustria. Appunto, industria. Cioè, agroindustria. Dovrebbe dare l'idea, cioè, di che cosa stiamo dicendo. L'agroindustria, cosa stiamo dicendo? Che l'agricoltura viene gestita con le stesse regole dell'industria. Come questo faccio? Dovrebbe fare dovrebbe pensare, fare riflettere, perché come faccio io ad utilizzare queste regole economiche del reddito, del costo del lavoro, quando non sono io che decido il frutto che avrò, ma è il clima, sono altre cose che io non la regolo. Stagionalità, il territorio, cioè, il terreno. Per me la prima cosa aberrante è l'agroindustria e l'agricoltura convenzionale.